Ed ora un collegamento in diretta con Pescasseroli, dove c'è la nostra Katia Napoleone che ha seguito le fasi inaugurali del premio Benedetto Croce edizione 2023 in collegamento appunto con un ospite. A te Katia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio a tutti gli spettatori di Rete 8. Siamo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Pescasseroli, città natale di Benedetto Croce, in compagnia di Pasquale D'Alberto che freme dalla voglia di raccontare un po' la storia del premio e una storia anche di successi. Prima era un premio abruzzese, adesso sta un pochino diffondendo le propaggini altrove. Ma prima di dare la parola al coordinatore del premio nazionale Benedetto Croce, qualche numero. 43 sono le case editrici che hanno partecipato quest'anno, 76 partecipanti, circa 2000 i ragazzi coinvolti in un, possiamo dire, torneo di lettura, chiamiamolo in questo modo. Lascerei intanto le parole del ministro Gennaro San Giuliano, ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che ha come dire, accolto l'invito della città di Pescasseroli. Oggi ho ricordato la figura di Benedetto Croce, ma anche il suo legame particolare con il filosofo. Ma io ho sempre ammirato la personalità di Croce, che non soltanto è stato uno dei più importanti filosofi italiani del Novecento, un uomo che ha avuto grandi capacità intellettuali, che ha scritto pagine importanti della filosofia, ma è stato anche un intellettuale a tutto tondo, una figura poliedrica, che aveva una grande curiosità e che stimolava puntualmente la sua curiosità intellettuale, legato a questa terra, legato al Mezzogiorno d'Italia, alla mia Napoli dove ha vissuto, e quindi un personaggio che noi dobbiamo rivalutare soprattutto agli occhi delle giovani generazioni. Un'edizione molto interessante, dicevi, del premio Katia, insieme al tuo ospite. Assolutamente sì, tanto per la partecipazione dei ragazzi delle scuole che sono state coinvolte in un paese come il nostro, l'Italia, in cui si lamenta tanto la diciamo mancata voglia o capacità di leggere, ma al contrario in compenso abbiamo tanti scrittori. Diciamo che insomma il premio Benedetto Croce rappresenta uno stimolo importante, ma ci lasciamo travolgere un po' dalla storia di questa che è diventata una, diciamo, di questo è diventato un punto di riferimento della cultura abruzzese, non solo, appunto, da chi coordina da sempre questo premio. Come è cambiato questo premio? Qual è, per quale motivo, come mi diceva prima, questo premio è diverso da tutti gli altri? Allora, noi abbiamo voluto costruire una iniziativa culturale che servisse all'Abruzzo, che proiettasse l'immagine dell'Abruzzo fuori e che coinvolgesse quanto più possibile le nuove generazioni. Perché? Prima di tutto perché è giusto che i giovani abruzzesi conoscano chi era Benedetto Croce. Certo. La seconda ragione è che noi pensiamo che si devono abituare i giovani alla lettura. Lo abbiamo fatto in modo particolare durante gli anni della pandemia e molti genitori ci hanno ringraziato di questo. Talmente ci teniamo a questa cosa della lettura che quest'anno abbiamo affiancato al lavoro delle giurie popolari una indagine su cosa leggono, come si procurano i libri i giovani abruzzesi dai 16 ai 19 anni. Hanno risposto 1002 ragazzi, noi i risultati non li daremo oggi, questa sera ne parleremo di questa esperienza che abbiamo fatto. A ottobre andremo ad Urbino al Festival del Giornalismo Culturale e lì insieme al CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, che è una cosa nazionale, daremo i risultati. Questo è il premio Croce. Poi c'è Pescasseroli. Proiettare l'immagine di questo paese che fa anche cultura, oltre che essere nella natura, credo che sia un compito doveroso per ogni abruzzese che ama la sua regione. Quest'anno c'è anche un premio speciale a Eugenio Scalfari. Noi abbiamo messo all'interno del premio un evento che si svolge ogni anno fin dall'inizio, che è il premio alla memoria. Individuiamo un personaggio che ha illustrato la cultura italiana e non solo, perché l'abbiamo dato anche ai personaggi di livello europeo, e
gli diamo un premio che è un attestato di benemerenza per quanto ha fatto per la cultura italiana. Quest'anno lo dedichiamo a Eugenio Scalfari, ma anche a chi ha consentito ad Eugenio Scalfari di essere quello che poi è stato. Raffaele Mattioli, di cui ieri ricorrevano i 50 anni dalla morte, e che a suo tempo finanziò Il Mondo di Panunzio, che era il giornale su cui Scalfari si è formato ed è cresciuto. L'invito rivolto ai ragazzi. Ragazzi, noi torneremo in mezzo. Deve guardare la videocamera. Torneremo in mezzo a voi in autunno con la nuova edizione, la 19ª del premio Benedetto Croce. Speriamo di portarvi tanti libri interessanti che possano entusiasmarvi, e soprattutto leggeteli, perché leggendo si impara tante cose e si impara il pensiero di Croce, che è quello che ci consente di vedere con occhio più sereno e obiettivo tutto quello che sta succedendo nel mondo oggi. Bellissimo intervento, mi sono commossa anch'io. Se sei d'accordo, Carmine, manderei i contributi che abbiamo realizzato questa mattina con la pazienza di Diego Martelli. Ascoltiamo la voce della presidente di giuria Dacia Maraini e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. È diventato il presidente di giuria il punto di riferimento del premio Benedetto Croce, ma esiste un fil rouge che lega queste opere vincitrici? Sì, il fil rouge è l'interesse per dei temi, diciamo, più sentiti, più attuali, no? Perché c'è quello sulla scienza, il rapporto degli esseri umani con la scienza, che cambia nel tempo, e il perché di questo cambiamento, che è il libro di Pedemonte. Poi c'è il libro dell'Arizzo sui piccoli paesi abbandonati, grandi temi di attualità, e poi c'è il libro di narrativa sui bambini che sono sopravvissuti alla Shoah e che sono state raccolte le loro storie, che devo dire sono commoventi, molto belle. La regione contribuisce alla cultura, oggi ha ricordato anche l'aspetto legato al turismo, ma non solo. Questo territorio ha una sua vocazione, il comune di Pescina aveva provato a vincere il premio come città capitale italiana della cultura utilizzando il titolo La cultura non spopola, perché dove c'è cultura, dove c'è appunto interesse, dove si provoca interesse e curiosità, poi si vanno anche a cercare i luoghi, i momenti, le persone, i soggetti che a questa cultura danno stimolo e danno origine, e quindi anche il ritorno turistico è sicuramente importante. E con l'occasione del premio ho voluto anche annunciare che per onorare e omaggiare Benedetto Croce, il prossimo treno che la tua riceverà da Alstom il 3 agosto verrà intitolato a Benedetto Croce. I primi due sono stati intitolati a D'Annunzio e Siloni, altri due giganti del pensiero nati in Abruzzo, e Benedetto Croce sarà il terzo grande personaggio che verrà appunto omaggiato con il suo nome presente sul treno della tua.